Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questa nuovissima serie su Sea of Solitude. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo primo video. Di che si tratta? Perché sto iniziando una nuova serie? Vi spiego tutto nel più breve tempo possibile. Questo gioco è uscito appena qualche giorno fa, è disponibile per PlayStation 4, Xbox e PC. Io ovviamente l'ho acquistato sul PlayStation Store alla modica cifra di 19,99€. Appunto, ho guardato il trailer di questo gioco quando è uscito qualche giorno fa e devo dire che mi ha abbastanza colpita. Sembrerebbe essere un gioco davvero molto particolare e molto carino. Nessuno, insomma, di voi, dei miei iscritti, mi ha chiesto di portarlo. Effettivamente è stata una decisione presa, insomma, proprio di mia spontanea volontà. Mi sembrava una buona idea da portare sul canale. L'ho iniziato adesso, ragazzi, per diciamo portare un pochettino di stacco anche fra il Plague Tale, che comunque sta per finire, ricordiamoci, e Call of Cthulhu, quindi per variare un pochettino di più, ecco. Il titolo la dice tutta, ragazzi, significa mare di solitudine. Infatti noi impersoneremo la nostra protagonista, che tra poco conosceremo, che dovrà vagare appunto in questo mondo cercando, diciamo, di combattere forse tipo i propri demoni interiori, una roba del genere, dovuti appunto alla solitudine. Adesso questa è la trama molto generale, ecco, per cui non faremo altro che scoprire di cosa si tratta una volta che andremo a giocare. La schermata la dice tutta, ragazzi. Devo dire che del trailer mi hanno colpito molto queste presenze mostruose, alcune delle quali anche grandi, ragazzi, grandi, non direi gigantesche, non tipo a livello dei colossi di God of War, però diciamo rispetto a noi comunque sti mostri saranno belli grossi. Ok, eccoci qua, questa è la schermata iniziale, non c'è un filo di musica, non c'è niente. Vabbè, forse dovrebbe rendere un attimo l'idea appunto della solitudine. Anzi, questa è la schermata iniziale, ragazzi. Questa qua sarà la nostra protagonista, come potete vedere, ragazzi, e già da questo capiamo che è qualcosa di particolare, perché sì, ha l'aspetto così, è tutta nera e ha questi due occhi rossi che effettivamente incutono un pochettino di paura. Non credo che l'audio sia stato doppiato, ragazzi, però almeno appunto abbiamo i sottotitoli. Perfetto, ci siamo, io non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura insieme a voi. Andiamo a cominciare. Questo gioco, leggiamo attentamente ragazzi, affronta tematiche delicate riguardanti la sfera emotiva e il benessere psichico e pertanto potrebbe turbare alcuni giocatori. Oh, queste cose sì che mi piacciono! Non si propone in alcun modo di fornire consigli o consulenze di tipo professionale, per cui vuole dire, noi non è che vi stiamo a dar consigli su come affrontare certe cose. Se c'è bisogno, rivolgetevi ad un professionista, questo vorrebbe dire. Sea of Solitude è un progetto personale riguardante la solitudine, ispirato alla mia esperienza e a storie reali. Il viaggio di Kai, che sarebbe appunto la nostra protagonista, esplora cosa significhi essere umani e affrontare gli alti e bassi che contraddistinguono la nostra vita. Cornelia Gephardt. Già sta cosa è interessante, ragazzi, già questo mi piace, era tipo Hellblade, ragazzi, avete presente, che affrontava appunto queste tematiche di disagio psichico, cioè, queste sono le cose che mi piacciono. Andiamo a iniziare. I'm still trying to piece it together, but I can't. I'm completely torn apart. I have family, I have friends, and yet here I am, feeling lonely again. What is wrong with me? I'm so tired of it. So damn tired. There must be a way out of here. I want to change it. Change me! Iniziamo bene. Questo ovviamente sarà una grossa metafora, un viaggio all'interno di se stessa contro appunto i propri
Demoni. Mi piace, ragazzi, già mi piace. Sul PlayStation Store aveva un voto di 4, cioè praticamente di quasi 5 stelline piene. And why is it so dark? A light. Maybe I'm not alone after all. Bene, bene, bene. I should get closer. È una cosa piuttosto comune probabilmente questa, vedete, lei ha detto io ho una famiglia, ho degli amici, eppure nonostante tutto sono qua, mi sento sola. Cioè, queste sono tematiche, ragazzi, che appunto affrontano tante persone nella propria vita. E la grafica mi piace, ragazzi, non è una cosa insomma che si vede tutti i giorni, e questo che mi ha colpito anche di questo gioco. Laggiù c'è una persona, dovrebbe essere comunque una figura che se la sta svolazzando tranquillamente a destra e a sinistra, mentre io sono qua che me rodo. Hey, are you all right? E di luce. You're here again. How do you know who I am? What a silly question. Here, I have a present for you. Be safe. Wow. Oh, wow. Pensi che il cambiamento. I haven't seen a sun in. I don't remember. That's better. Are you ready, Kay? Oh, che passa? Che passa? Oh, sta calando il livello dell'acqua, ragazzi. Attenzione. Le case stanno diciamo con calma venendo fuori, quasi tutte. Wow. How did she? Oh. I must be imagining this. I know who you're looking for. What? Who do you mean? Not telling. This flare belongs with you. Whoa. Now you can use it too. Go on, shoot it. Ok, raga, vi rendete conto di che cambiamento c'è stato? Spara segnale luminoso nel giro di pochi secondi. Wow. Let's go, let's go. He's waiting for us. Who's waiting for us? This girl is so strange. Ci ha donato, ragazzi, la luce questa ragazza, e questo deve significare qualcosa. Magari è una persona che per Kai nella vita reale significa davvero qualcosa. Capitolo 1. Back to Black. Quindi ritorno al nero, diciamo così, ovviamente un gioco di parole per fare la rima, ma potrebbe voler significare ritorno all'oscurità, una roba del genere. Ritorno al buio, insomma, traducetelo come volete. Ma a me sta cosa, ragazzi, già sta piacendo tanto. Il genere mi ricorda vagamente Rime, effettivamente, diciamo forse più che altro il genere grafico, ecco. Let's play hide and seek. You're it. Come faccio a giocare a nascondino su un gommone, no? Dimmi. Oddè. Opla. Huh. Now I know the flare can't go through walls. Ok, non passa attraverso i muri, perfetto. E allora? Wow! You got me! Vi giuro, ragazzi, che l'ho tirato totalmente random. This isn't fair. You can fly and be invisible. Oh no! Not now. Che? I'll make her leave you alone. Che cosa? Che? Don't leave me here. Sì, ragazzi, deve essere una persona che conta qualcosa per lei. Oh, merda, no? Oh. What happened to the weather? Oh, Gesù, ragazzi, sta ritornando tutto. Oh, nell'oscurità. Che sarà successo alla nostra amica? Quello suppongo che sia il simbolo del salvataggio. Teniamolo a mente. Worthless piece of shit. You have no idea what you're doing, do you? As usual.
She knows my name. Did you do something to the girl? She is as fake as you are, so I ate her alive. Ripeto, è tutta una grande metafora. Questi sono i suoi mostri interiori. Le ha detto: non vali niente, non sai cosa stai facendo. Ah, sono le cose che ti rodono dentro quando sei in un certo stato d'animo. Io so cosa significa, quindi vedete? Sei inutile, la luce non serve a niente qua. Ok, ma la dobbiamo lasciare lì? Ok, il mostro lo lascerò lì. Allora, ha detto che ha divorato la nostra amica, ragazzi. Ah, possiamo salire e scendere dalla barca, ovviamente. Anche questo è interessante. Ecco il risultato migliore viene da WordPress. Ma perché il mio telefono continua a parlare da solo? Ah, è inquietante, smettila! Ok, eccoci qua di ritorno. Guardate che belline, che lascia le improntine. Ma dai ragazzi, questi sono dettagli comunque di un certo spessore, diciamocela. Allora, mi piace. Già ragazzi, l'incipit è stato bello e mi comunica qualcosa di figo. Allora, con X possiamo saltare. Oh, esatto, tac. It's so dark again. Oh. That monster said such terrible things. What the hell? Why? Spesso ci si chiede perché. Beh, probabilmente sì. Non so se definirlo tanto sogno o cosa. Oh, posso giocare col pallone? Dai, solo un calcio. No, a quanto pare no. Va bene. What are those things? Non lo so. There's something trapped in there. Brilla come la tua luce. È lei, certo. Tieni premuto R2 per eliminare corruzione. La corruzione. Ah, la sta assorbendo il nostro zaino. Wow. Is that me? Oh! Concentrati. Madre mia. Ok, fa abbastanza angoscia sta roba. What did you do? I didn't do anything. Leave me alone. Exactly. You didn't do anything. You never do. That's not true. I'm trying. Stop being so cruel. That hurts so much. Ragazzi, vi giuro che mi fa un certo effetto sta cosa. C'è sto mostro che non sarà il primo, perché ce ne saranno diversi, ma che la fa sentire insomma così male. Stop looking at me. Get the light away. Ok, No, you're on my way. I need to find more light. Opla, minchia, sono caduta di sotto. Ok, adesso non so se potremo farle qualcosa. Oddio. Ah, possiamo nuotare. Perfetto. Buona sapersi, perché sono tanti personaggi ai videogiochi che muoiono non appena entrano in acqua. Beh, no, perlomeno era così, insomma, un tempo, ecco. Ok. Non gli posso fare niente. È possibile. Ma si dovrà pur fare qualcosa. Ok, evidentemente mi sto perdendo. Sì. Mi sto perdendo qualcosa. Vediamo se possiamo fare qualcosa qui, ragazzi, a questo cancello. Those entrance. Are they the girls? Ah sì. Ah ok, possiamo aprire la porta, perfetto. Ah! I knew you would come back. Come a little closer, so I can see you better. Oh, merda, già il secondo posto, ragazzi, nel giro di pochissimo tempo. I'll look somewhere else. Da qualche altra parte, ma stai scherzando? Vabbè, cerchiamo di non avvicinarci all'acqua. Perché dovrei sparare? Vabbè, raccogli bottiglia. Ah, attenzione, spero che qualcuno trovi la mia lettera. Un tempo questo viale era incantevole, ora stento a riconoscerlo. Chissà che cosa è successo. Perfetto, ci saranno 39 messaggi da trovare. Io ovviamente mi auguro di trovarli tutti.
Chissà che fine avrà fatto, ragazzi, la nostra amica. Hello? Are you out there? Ok, la musica fa paura. Fa paura! One eternity later. Ok ragazzi, io prima per sbaglio ho premuto di ricominciare una nuova partita, per cui ho dovuto rifare tutto fino a qua. Eccoci qua di ritorno. Per fortuna non ero andata troppo avanti. La prossima volta starò 3 volte più attenta, ovviamente. Per cui dicevo che gli effetti sonori e musicali sembrano davvero fighi. Ok, dobbiamo assolutamente stare attenti a questo nuovo mostro, perché ragazzi sembra essere non poco pericoloso, per cui dobbiamo approfittare di passare. Oh Gesù! Ok, quindi diciamo che una sorta di obiettivo secondario è quello di mandare via i gabbiani. Non ci avevo fatto manco caso che ci fosse un gabbiano, ero troppo concentrata sul fatto che il mostro stesse praticamente per divorarci, ragazzi. Bisogna prestare particolare attenzione, perché ovviamente il mostro sente la nostra presenza in acqua e può arrivare nel giro di davvero pochi secondi. Non so perché dovrei scendere questa scala, sinceramente, ma direi di farlo. No, ok. No. Non è il caso. Sta salendo la marea. E ok, dobbiamo andare di là, ragazzi. Dobbiamo andare di là. Però io ho il terrore, il sacro terrore del mostro, ve lo assicuro, perché è stato così rapido un attimo fa che mi fa capire che è capacissimo di arrivare dovunque io sia nel giro tipo di un nanosecondo, se non di più. Aspettiamo un attimo e buttiamoci, Kai, rapida, per l'amore del cielo, ti prego, muoviti. Ok, perfetto. Ah, ce l'abbiamo fatta. Ma la luce servirà pure a qualcosa? Non lo so. Guardiamoci un attimo intorno. Oh, questo è servito a qualcosa, evidentemente. Beh, diciamo che siamo lì, dai, siamo lì, no? È più o meno simile. Qua possiamo andare su, ragazzi. Vediamo cosa abbiamo qui. Effettivamente niente di che, non abbiamo niente che ci può servire. Immagino che dovremo sfruttare questa boa per qualche strano motivo qua. Vabbè, no. Ok, ok, il mostro direi che è più davvero, davvero spaventoso, è stato fatto davvero bene. Lì possiamo salire, ragazzi, però non credo di fare in tempo. Ma perché non si muove? Perché non si muove? Ah, perché è proprio lenta a nuotare. Ok, chiarissimo, va bene, riviviamo la scena raccapricciante di quando veniamo divorati. Ok, sì, iniziamo proprio bene. Cioè, è possibile che è così rapido? Ah, qua possiamo salire sulla boa, ma... Ah, ok, allora sì, non avevo tenuto in conto che potessimo salire sulla boa. Ritorna la luce, signori! It's beautiful. Che meraviglia, lo stavo per dire io! Wow! Ok, là dietro c'è il mostro di prima, dai, che figata, raga! Allora, qua sopra c'è un gabbiano, direi di non farcelo sfuggire. Sciò! Oh. Dai. Allora, io già quando, ragazzi, sento le musiche... Where did all this water come from? And what happened to the people? Hello? Chi è che se la ride? Oh, perfetto. Ciao, chiunque tu sia, questo posto appartiene a un amico di famiglia. Credo proprio che non gli dispiacerà se ti riposerà qui come ho fatto io. Ma non credo che noi abbiamo tempo per riposarci.
Grazie, grazie per l'invito, ma qua dietro, ragazzi, c'è il mostro e non so effettivamente cosa fare al riguardo. Ci dovrà pure essere qualcosa che possiamo fare. Ok, c'è un cambio, ragazzi, fra luce e oscurità veramente notevole. Vediamo più avanti qua che cosa abbiamo, se c'è la possibilità di fare qualcosa. Qua possiamo entrare, salire, perfetto. E c'è un'altra bottiglia e un altro gabbiano, buona notizia. Non so chi leggerà queste parole, ma chiunque tu sia, fa attenzione all'acqua. Non si sa mai cosa si possa nascondere sotto la superficie. Ah, interessante. Qua c'è un altro gabbians. Oh! Sha! One eternity later. Io credo, ragazzi, da quello che ho potuto intuire, che la luce effettivamente ci guida dove dobbiamo andare. Per cui, come avevo intuito, dovremo salire sopra questo palazzo così alto, perché poi di là c'è il mostro che ancora rompe le scatolette. Però come faccio a salire qua sopra? C'è qualche scala? C'è qualcosa? Oh, sì, c'è questa scala, ragazzi, per cui ci deve essere un metodo per andare su. Ci deve essere. Vediamo un po' che mi sono persa, probabilmente qua. Ah, ok, ok, sì, mi sono persa qualcosa qua. C'è un'altra bottiglia. Un tempo questo posto era molto più verde, un po' come il nostro giardino di casa. A quanto pare i proprietari non si sono più fatti vivi, come chiunque altro del resto. Wow, sono scomparsi tu. Ma di sicuro. Ok, è lì, è lì. Ok, è lì, perfetto, che dobbiamo andare. E qua possiamo salire, mandare via questo gabbiano. Che carina sta cosa, ragazzi. E far scendere questa scala per qualche strano motivo che non capisco, visto che... Ah, forse nel caso uno dovesse cadere? Non lo so, salterò di qua. Perfetto, siamo sull'altro palazzo, sul palazzo di nostro effettivo interesse attualmente. Vediamo un pochettino se c'è qualcosa qua intorno che ci può servire. Un altro gabbiano. Qua c'è un'altra scala per scendere, chissà perché. Ah, perché c'è un'altra bottiglia qua sotto. Tac. Dici che si può odiare qualcuno a prima vista. Se hai già incontrato con l'orribile pesce, sai di cosa parlo. Sicuramente, amico, guarda, no? Mai parole più giuste furono pronunciate o scritte prima di oggi. Entriamo, c'è un'altra bottiglia. Spero che non ti importi se continuo a scrivere, sono rimasta sola e mi tranquillizza pensare che ci sia qualcun altro là fuori. Ma certo che non mi disturba. Allora, è qua. Oh, oh. Ok, mo sì. Ce la possiamo fare, Kai. Forza e coraggio, elimina sta corruzione qua. Tac, 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 tac. Ok. Let's do this. Famolo! Dai, 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 dai. Tac! Caro il mio mostro, leva le tette! Why didn't you do anything? What are you talking about? I do lots of things. You only think about yourself. You're a fraud. That's not true. I try to help people. Stop saying I don't. Ok, non era l'ultimo, ragazzi. Non era... All you care about is yourself. That's why you will fail. That monster doesn't know me at all. My boat.
Ok, ragazzi, è stato davvero, 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 lo ripeterò, è davvero inquietante e angosciante. Lo è, è come se lo è. Poi è tornata la pioggia, ragazzi, è tornato il maltempo, è tornata l'oscurità. Direi di buttarci a capofitto sulla nostra barca. Oh no, 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 corri, Kai, per l'amore del cielo, corri, I'm Kai, so perché glad non. to have you back. Oh, ok, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Allora, mi ha salvato qua la partita, ragazzi. Almeno mi auguro che quello fosse un salvataggio automatico. Ah, doveva esserlo perché è appena iniziato il capitolo 2 che si intitola Mixed Emotions, quindi un miscuglio di emozioni, ecco, diciamo così. Veramente, ragazzi, sono rimasta piacevolmente colpita da questo inizio. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Vedremo come continua la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Le obdosce a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!